Cos'è accaduto? È accaduto che nel frattempo questa inchiesta che parte dalla denuncia dell'ISI, la denuncia viene ritirata in quanto cambia la guida dell'ISI e si arriva a una transazione di 30.000 euro. In realtà c'era già una sentenza definitiva che invece diceva una cosa ben diversa. E quindi anche su questo secondo me bisogna andare a vedere. Qual è la ricaduta? La ricaduta è che, a mio avviso, si rischia che la tariffa dell'acqua, che in questi ultimi anni è già aumentata dell'80%, passando da 85 centesimi agli attuali 1,55 euro, possa ulteriormente lievitare per dover riquadrare un bilancio. In buona sostanza, noi crediamo e rivendichiamo la giustezza delle nostre posizioni, la correttezza della nostra politica denuncia nel non votare bilanci e l'incapacità del centro-sinistra e l'irresponsabilità dei sindaci del centro-sinistra, in particolar modo del sindaco di Lanciano e di quello di Vasto, che sono i comuni capofila, che non hanno mai voluto ascoltarci, non hanno mai voluto darci retta e hanno sempre bollato come critiche politiche quelli che invece erano degli appunti giusti e corretti, appunti e critiche oggi suffragati anche da un giustizio della magistratura.